Ciao, benvenuti in questo primo video della nuova playlist Teoria e Armonia. Voi vi domanderete: ma perché devo studiare teoria, armonia, come si formano gli accordi, le scale? Perché è importantissimo. Arriverà il giorno in cui vi sentirete bloccati, non riuscirete ad andare avanti e sarà veramente molto importante avere dei concetti teorici, per poter poi andare avanti e capire le cose. Quindi, fatta questa piccola premessa, iniziamo. Bene, partiamo con definire cos'è la musica. La musica è una forma d'arte espressa con i suoni. E cos'è il suono? Il suono è il risultato di un corpo che vibra nell'aria a una determinata frequenza espressa in hertz. Bene, detto ciò, iniziamo a capire come è formato un brano. Gli aspetti che determinano la costruzione di un brano vanno definiti in aspetto armonico, cioè i giri armonici, gli accordi, la qualità degli accordi e la parte melodica, un aspetto melodico, cioè la melodia che viene cantata o suonata all'interno di un brano. E quindi le scale. La scala è quando suoniamo più note consecutive, note singole. Se suoniamo note contemporaneamente, non possiamo più parlare. Non siamo più nell'aspetto melodico, ma siamo nell'aspetto armonico, quindi negli accordi. Bene, detto ciò, dobbiamo fare un tuffo nel passato. Fin da piccoli ci hanno insegnato che questa scala, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, che cos'è? La prima scala che veramente si impara alle elementari quando si suona il flauto, ma quali sono le regole che determinano questa scala? Che si utilizzano per ricavarla, quali sono, dove viene presa. Quindi, a mio parere, è opportuno introdurre due aspetti. Allora, questa scala si chiama scala diatonica maggiore. Okay? Una scala diatonica è una scala composta da tutte note diverse e non c'è un cromatismo. E quindi cromatismo mi hai inserito un altro concetto. Che cos'è? Il cromatismo viene preso in considerazione quando abbiamo una scala cromatica. Che cos'è una scala cromatica? Una scala cromatica è una scala dove sono presente tutte le note possibili. Quindi avremo, ed è importante per la memoria, ed è fatta in questo modo: Do, Do diesis, Re bemolle, Re, Re diesis, Mi bemolle, Mi, Fa. Fa diesis, Sol bemolle, Sol, Sol diesis, La bemolle, La, La diesis, Si bemolle, Si e Do. Perché è importante imparare la memoria? Perché, come avete ascoltato, come avete sentito, tra Mi e Fa abbiamo un semitono e tra Si e Do abbiamo un semitono. Quindi una scala cromatica comunque è una scala dove la distanza le note, tra ognuna di queste note è di un semitono, quindi è una scala composta da 12 semitoni. Invece la scala diatonica è formata da 5 toni e 2 semitoni. Ma cosa sono questi toni, semitoni? Toni e semitoni, allora bisogna partire da questo presupposto, il concetto di intervallo. Che cos'è l'intervallo? L'intervallo è la distanza tra due note, espressa in toni, semitoni. Un semitono, ad esempio, prendete in mano il vostro pianoforte o chitarra, ogni tasto è un semitono. Stessa cosa sul pianoforte. E praticamente un tono sono due semitoni, quindi sulla chitarra sono due tasti. Stessa cosa sul pianoforte. Mi sposto di due tasti, mi sarò spostato di un tono. Quindi prendiamo ancora come esempio, abbiamo detto che la scala diatonica maggiore, cioè la scala di Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ha una certa struttura, ha una struttura intervallare e la formula degli intervalli per ricavare tutte le scale diatoniche maggiore è tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Seguendo questa regola e cambiando la nota di partenza, prendendo qualsiasi nota dalla scala cromatica, che sia un diesis, che sia un bemolle, qualsiasi,
possiamo ricavare la scala diatonica maggiore. Ok? Quindi l'esercizio che bisogna fare è scegliete una nota di partenza, qualsiasi, imparate a memoria come è formata l'ottava, cioè questi, come sono disposti i 12 semitoni all'interno dell'ottava. Un'ottava è la distanza che c'è tra una nota di partenza e la sua, è la stessa nota ma a frequenza doppia, perché abbiamo detto che il suono è un corpo che vibra nell'aria a una determinata frequenza espressa in hertz. Quindi facciamo un esempio, abbiamo un do a 50 hertz, non è così, non è corretto. Un'ottava, un intervallo di un'ottava è la distanza tra questo do e un altro do, lo stesso do ma di frequenza doppia. Quindi se questo do è 50, questo do sarà di 100. Non è così nella realtà, l'ho detto per semplificare un po' il concetto. Una volta imparato a memoria la formula tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, proviamo a fare un esercizio insieme. Abbiamo detto che la scala di do maggiore è fatta da do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E se volessimo ricavare la scala di sol maggiore, non possiamo partire dal sol e dire sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. No, non è corretto. Dobbiamo applicare la formula. Quindi partiamo dal sol. Dobbiamo andare avanti di un tono. Abbiamo il la. Dobbiamo andare ancora avanti di un tono. Abbiamo il si. Siamo sul si. Dobbiamo andare avanti di un semitono. Abbiamo il do. Dobbiamo andare avanti di un tono. Abbiamo il re. Dobbiamo andare avanti di un tono. Abbiamo il mi. Dobbiamo ancora andare avanti di un tono. Abbiamo fa diesis. Noi dobbiamo ricordare che tra mi e fa c'è un semitono, ma noi dobbiamo andare avanti di un tono, quindi abbiamo il fa diesis. Siamo arrivati in fondo, dobbiamo andare avanti di un semitono, quindi siamo tornati sul sol. Quindi la scala di sol maggiore ha una nota alterata, ha un fa diesis ed è fatta da sol, la, si, do, re, mi, fa diesis, sol. Questo concetto, questa regola, la puoi e la devi applicare su tutte le note che conosci, che esistono, è applicabile su tutte le note. Siccome in musica ci sono delle variabili che sono le note e delle costanti, è opportuno ragionare per gradi. Quindi una volta che noi otteniamo la nostra scala e prendiamo ancora come punto di riferimento, come scala di riferimento, la scala di do maggiore, scriviamole tutte in fila. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E noi queste note iniziamo a ragionare per gradi. Le chiamiamo con numeri, mettiamo il numero romano le chiamiamo per gradi. Quindi il do è il primo grado, il re è il secondo grado, il mi è il terzo grado, il fa è il quarto grado, il sol è il quinto grado, il la è il sesto grado e il si è il settimo grado. Bene, ma cosa sono questi gradi? Ci servono perché le note, questi gradi, le note in generale, hanno un ruolo, è un po' come il calcio, dove abbiamo il rettangolo di gioco, il nostro palco, e ci sono poi calciatori, ci sono 11 calciatori, di cui sono tutti calciatori, giocano tutti a calcio. Ma ognuno ha un ruolo diverso, c'è il portiere, il difensore, il centrocampista, il trequartista e le punte. Quindi anche in musica le note e i gradi hanno un ruolo. E quali sono? E qual è l'aggettivo che diamo a queste note, a questi gradi? Partiamo dal primo grado. Il primo grado si chiama tonica ed è il grado più importante della scala o del brano, diciamo. Perché? Perché è il grado che dà la tonalità alla canzone, al brano, e tutto il resto ruota attorno a lui. Il secondo grado si chiama sopratonica, è un grado di passaggio. Il terzo grado è un grado importante, si chiama caratteristica, mediante o modale. Questo grado ci dice se la scala è maggiore
o minore. Abbiamo poi il quarto grado, che è la sottodominante, è un grado di preparazione, di transizione. E poi abbiamo il quinto grado, un grado importantissimo, chiamato dominante. Questo grado cosa, che sensazione ci dà? Anzi, non vi ho detto che il primo grado, infatti, è la nota o l'accordo, ecco, poi quando parleremo di accordi lo vedremo meglio, che ci dà la sensazione di riposo, di chiusura del brano. Il quinto grado, invece, è il grado che ci dà tensione, massima tensione. È l'antagonista un po' del primo grado, della tonica, la dominante. Dopodiché abbiamo il sesto grado, che è chiamata sopradominante, anche questo è un grado di passaggio. E poi abbiamo il settimo grado, che nella scala diatonica maggiore viene chiamato sensibile, grado sensibile. Perché? Perché abbiamo anche dei casi in cui il settimo grado nelle scale diatoniche non è sensibile, ma prende un altro nome, lo vedremo più avanti. Quindi, quando noi abbiamo tra il settimo grado e l'ottavo grado, cioè la tonica, quindi quando il settimo grado dista un semitono dalla tonica, si chiama sensibile. Più avanti vedremo altri casi e che nomi prenderanno. Quindi, cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato il concetto di musica, di suono, la disposizione delle note lungo un'ottava, cos'è una scala cromatica, cos'è una scala diatonica, cos'è un intervallo e che cos'è, cosa sono i gradi, come si mettono e che ruoli hanno. Per questa lezione è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!